centri storici stanno soffrendo perché hanno un calo di pubblico e le cause sono la scomodità, la difficoltà di raggiungerlo e anche una perdita di motivazione. Soffre il centro di Arezzo, come del resto sono in affanno anche i commercianti che quasi all'unisono lamentano una latitanza di acquirenti aretini e non solo per le vie del centro. Non si può parlare più di commercio, si può parlare di punti vendita aperti, sofferenti. È una città che veramente attraversa momenti molto molto difficili. Non si capisce come mai la città sempre vuota. Si è un po' come spopolato quasi di gente, nel senso non c'è molta gente, c'è delle giornate che sono veramente vuote. Ha bisogno l'Arezzo, ha bisogno di crescere culturalmente. I pochi turisti, perché purtroppo quando vengono è quello che ci dà una mano a fare l'incasso del mese, solo che il turismo lo abbiamo un po' a luglio-agosto e poi non lo vediamo quasi più. Poche presenze, ma non solo. Le problematiche, infatti, secondo alcuni commercianti, sono altre di altra natura, che non si limitano dunque alla crisi economica attraversata dall'intero paese. Se devo dire una cosa, c'è un certo degrado nel centro storico. I muri con le scritte enormi, come qui nella piazzetta, che sono lì da un anno e mezzo. Purtroppo, come le pareti vengono ripulite dalle scritte, c'è chi di nuovo le imbratta e questo è veramente un peccato. I cartoni vengono messi lì fuori, anche se il camion passa ovviamente almeno due volte al giorno, passa in mattinata, ma i cartoni sono sempre lì. E come la spazzatura, qui dietro c'è anche un televisore abbandonato nel mezzo della strada. Cioè questo è Arezzo ora. Per quello che è la pulizia, per quello che è, la colpa non è tanto di chi, se uno deve pulire, è il cittadino il primo a doverlo fare. E invece io vedo qui la gente che cammina come se niente fosse, che sia la cicca, che sia la carta. Potrebbe essere adesso la primavera con le sue giornate di sole a portare una boccata di ossigeno al commercio aretino. Ora si sta un po' riprendendo, perché finalmente è venuto il tempo bello e allora la gente è un po' più invogliata, più allegra. Che l'importante è l'allegria.